Buonasera, consueto appuntamento, quello di Verità in diretta. Devo dire che sono pervenute ancora una volta tantissime mail, sempre al nostro indirizzo che adesso vedrete in sovraimpressione, veritaindiretta@chiocciolalibero.it. Vi ricordo sempre che per interagire con noi potete chiamare allo 091 30 14 38. Continuate a seguirci sempre tutti i giovedì alle 21:30 in diretta televisiva sul canale CTS Canale 90. E poi tutti i giorni in replica a partire da domani su Telesicilia canale 195 e su CTS canale 90. Per chi ancora non avesse avuto la possibilità di seguire tutte le nostre puntate, sappiate che è possibile farlo sul nostro sito ctsnotizie.it. Voglio iniziare subito a leggervi alcune mail che sono pervenute nella nostra redazione. Mio figlio lo scorso ottobre è stato vittima di un pedofilo. Il dolore che ho provato è stato immenso e non so se riuscirò mai a cancellarlo, ma soprattutto non so se ci riuscirà mio figlio. Bisogna stare attenti e non farsi sfuggire nulla, soprattutto quando il pedofilo è in famiglia. Non posso dire chi sono e non posso fare nomi, ma vorrei ancora di più approfondire e saperne ulteriormente grazie ai tanti esperti presenti da voi. Ne parlerete? Grazie, ma vi pregherei di dire e di dare questo messaggio a tutte le mamme e a tutti i papà. Seguite i vostri figli e non fidatevi di nessuno, nemmeno dei parenti. Per favore, ditelo. Altra mail. Sono Patrizia da Palermo. Visto tramite il vostro sito ctsnotizie.it, solo adesso la prima puntata della vostra trasmissione, dove avete parlato di stalking. Io ho denunciato subito 2 anni fa. Quando mi è accaduta questa terribile vicenda e ho trovato un gran sostegno nella mia famiglia. Dico solo questo a tutte le donne e a tutte le ragazze della mia età di circa 20 anni. Non subite mai, reagite e non abbiate paura di nessun uomo e di nessuno stalker. Altra mail e così concludiamo, anche se in realtà ci sono state tantissime mail, ma ovviamente per tempistiche televisive non possiamo leggerle tutte. Avete detto che avreste fatto luce sulle case famiglia. Io spero che lo facciate sul serio e che non sia una buffonata. Ci sono bambini che soffrono e che vanno aiutati e tra questi c'è mio nipote. Non sto qui a spiegare il mio caso, forse non basterebbe nemmeno un'intera puntata. Spero facciate luce, ma soprattutto qualcosa di utile, Giuseppe. Va bene, queste sono le vostre opinioni. Noi, come vedete, senza problemi li leggiamo comunque. Ci sembra anche doveroso non tralasciare niente. Allora, io volevo fare, come in ogni puntata, una premessa, ovviamente anche su questa quarta puntata, perché il tema che affronteremo questa sera è molto scottante, il tema della pedofilia. La parola pedofilia viene dal greco pais paidos, che significa bambino, e filia, che significa amicizia, affetto. Sembra quasi una parola dolce, positiva, ma che in realtà racchiude un mondo oscuro. La pedofilia è un fenomeno sociale allarmante e trasversale, che vede protagonisti entrambi i sessi, anche se spesso si identifica il pedofilo, nella stragrande maggioranza dei casi, nel volto di un uomo. Ma non è sempre così, perché a volte a commettere ciò sono anche le donne. Un fenomeno che vede molte vittime diventare il più delle volte dei carnefici, quindi la persona abusata spesso diventa abusante. Affronteremo questo delicato tema sia dal punto di vista umano che religioso, insieme ovviamente ai nostri ospiti che questa sera ci sono venuti a trovare, partendo subito dal dottore Francesco Prezzabile, psicologo di comunità e scolastico. Buonasera. Buonasera. Ancora insieme alla dottoressa Stefania Pagano, che è rappresentante dell'Associazione Metere a carattere nazionale. Buonasera. Buonasera, grazie. Insieme anche alla dottoressa Manola Albanese, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera. Buonasera a tutti. E insieme a Mido, che come vedete è girato, ma nel corso della puntata spiegheremo chi è. Allora, dottoressa Albanese, voglio cominciare subito da lei nel chiederle quanti abusati diventano abusanti e che percentuale c'è? È alta, bassa? Potrei rispondere facendo statistica, no? Però non lo faccio. Sono caduti tutti i fai. Non lo faccio perché la statistica, ai miei occhi, per quello che è il mio mestiere, per quello che è la mia attività di promozione della salute, sempre non serve.
dal mio punto di vista, c'è chi la fa e che la deve fare. Quanti abusati diventano abusanti? Non lo so. Non lo so perché ogni storia è diversa. Ogni storia ha uno sviluppo diverso. Quello che so è che tutti gli abusati non meritano di essere abusati, che tutti gli abusati meritano aiuto e che questo è un fenomeno che dobbiamo combattere attraverso la presa di coscienza. Noi siamo qua, io e Mido, e spero e sono sicura anche i miei colleghi, per creare ampliare un senso di coscienza condiviso. Chi sono i pedofili? Abbiamo un identikit del pedofilo, ad esempio ha una determinata estrazione sociale, un identikit particolare che lo identifica, oppure può essere qualsiasi persona, anche la più insospettabile? No, qualsiasi persona, anche la più insospettabile, anzi, dato la realtà sommersa, il mio prezioso Mido sorride perché risponde con il suo sorriso a questa domanda. È sommersa proprio perché è insospettabile, no? Perché è una perversione curata, raffinata nel suo essere sommerso. Sottile, sottile come può essere veramente il veleno di una serpe velenosa. Sì. Dottore Prezzabile, pedofili, si nasce o si diventa? Anche questa è una domanda difficile da poter rispondere. Se pedofili si nasce, io, se devo basarmi sulla mia esperienza, credo che pedofilo si diventa. Diventare pedofili significa vivere dentro un contesto particolarmente caratterizzato da dinamiche dove questa persona, mentre sta crescendo, si trova esiliata, messa da parte, una persona che non è attiva nei giochi di gruppo con i propri coetanei. Spesso lo troviamo messo in panchina, se possiamo utilizzare questo termine, e dove però in campo non scenderà mai. Ma sto parlando comunque di indicatori, attenzione, questa non è condizione sine qua non, certo. Abbiamo trovato la persona che poi un giorno diventerà un abusante, una persona che comunque utilizza il suo potere contro persone che non si possono difendere. Questa è, diciamo, la cultura che caratterizza la persona che fa abuso degli altri. Il gioco fondamentale all'interno del riconoscere il pedofilo, bisogna stare molto attenti alle dinamiche di potere, quelle dinamiche di potere che caratterizzano il sistema familiare e sociale dove questa persona poi si trova collocata. E poi di per sé, quando diventano adulti, quando effettivamente si scoprono, si riconoscono degli abusanti, è vero notare in queste persone una certa tendenza a giustificare questo loro essere pedofili, addirittura gli anormali sono gli altri. E proprio per allacciarmi a quello che diceva la mia collega, per definire un pedofilo, per la sua strategia, il suo pensiero così fine, mi ricordo un mio paziente pedofilo che esordì nella prima seduta dicendomi in questa maniera, che nella stragrande maggioranza delle statistiche, nella statistica, quindi nella stragrande maggioranza dei casi, una persona che abusa di un minore viene scoperto dopo 100-110 casi. Per Bacco, io dopo la seconda volta sono stato scoperto. Questo, diciamo, è il modo per fare una metafora, sì, sul pensiero, sì, sul modo come ragiona il soggetto abusante, che ricordiamo una persona comunque malata, se possiamo senza usare dubbio, tra virgolette questo, curata, questo termine. Sulla cura, ecco, là è un altro ma discorso. Ma come curarli? Questi pedofili prima o poi possono guarire del tutto al 100%? Hanno questa salvezza prima o poi? Oppure si possono curare solo a metà, prima o poi si salvano del tutto, possono direttamente cambiare pagina un giorno? Beh, direi che anche qua è un discorso soggettivo, dipende da persona a persona. Da persona a persona. Soprattutto il pedofilo è colui che, il pedofilo che guarisce è quella persona che rompe anche lui il segreto. Il segreto è uno degli elementi fondamentali che caratterizza il rapporto tra abusante e abusato. Anzi,
Per noi psicologi conoscere il funzionamento mentale dell'abusante ti aiuta moltissimo a capire che cosa prova la vittima, no? Molto su come funzionano gli abusanti. L'abusante, se riesce a rompere il segreto, diciamo che c'è una buona percentuale, se stiamo parlando di percentuale, verso la guarigione, cioè anche lui esce fuori e non ha più timore e dice quello che è quello che ha fatto. Sappiamo che il pedofilo, l'ho detto poc'anzi nella premessa, può essere sia uomo che donna. Quali sono le differenze sia negli approcci che nella scelta delle vittime tra uomo e donna? Dottoressa Albanese. Io questa domanda in realtà non so ben rispondere, perché io non vedo una differenza, vedo un atteggiamento distorto che è vero che è una malattia, ma è anche e soprattutto ai miei occhi, e non solo ai miei occhi, Io grazie invece a Dio, è un credo che una crimine. differenza, mi scusi se la interrompo, ci sia, perché ad esempio la donna è più proiettata a purtroppo ad abusare, per esempio più nell'ambito familiare, invece forse l'uomo il più delle volte nell'ambito extrafamiliare. Quindi in realtà questa credo che sia una differenza sostanziale da non sottovalutare da questo punto di vista. Sì, la modalità, lo strumento, la strategia, il comportamento sicuramente cambiano, ma l'effetto è sempre un crimine perché si agisce una perversione No, certo, come su. effetto è chiaro che la cosa resta Sì, purtroppo uguale, io rispetto a sì. questo tema, io come. Alcuni sanno, no? Sono una psicoterapeuta che mi occupo di psichiatria prevalentemente, cioè psicoterapeuta individuale di gruppo, ma di psichiatria. Per cui guardo per scelta al fenomeno della pedofilia con lo sguardo clinico di chi vede l'effetto disastroso, drammatico di una perversione come questa. E quindi guardare i due aspetti, no? Quello del pedofilo e della vittima è complesso e la mia guardarla e trovare un senso per me, anche nella Certo. c'è una mia componente umana che non riesce fino in fondo a io non ho mai fatto terapia ad un pedofilo. Credo che è stato, no, lassù qualcuno che mi ha protetto perché mi è capitato di incontrare persone con storie complessissime e il mio atteggiamento è onestamente e sinceramente di grande accettazione per tutte le deformità che una vita può avere. Dottore Prezzabile, mi scusi, ritornando a questa differenza sostanziale tra uomo e donna in ambito sempre della pedofilia, perché secondo lei la donna tendenzialmente sprigiona questa perversione in ambito intrafamiliare, invece l'uomo in ambito extrafamiliare? Prego. Beh, io faccio una breve premessa, non ho una grande esperienza per quanto riguarda l'abuso Sì. extrafamiliare. Sono invece, la mia esperienza clinica è molto ricca di situazioni di abuso intrafamiliare dove frequentemente, con elevata frequenza, nella mia esperienza, ma non è una statistica, attenzione, mi Certo, baso sì, sulla mia prego, prego. classica esperienza, ho incontrato sempre mamme complici, di fatto poi Sì. noi parliamo di famiglie abusanti, non proprio, ecco, nell'abuso intrafamiliare è più importante definire la famiglia abusante più che il singolo individuo che sta abusando del Certo. figlio, ma comunque all'interno di questa esperienza spesso nelle dinamiche vere e proprie sessuali dove c'è il coinvolgimento del padre, frequentemente c'è anche la presenza della madre in questi giochi sessuali che caratterizzano poi la vita erotica di questa famiglia. Dico così perché la donna all'interno del contesto familiare può un suo ruolo fondamentale. Secondo diverse teorie psicoanalitiche, anche di matrice diversa, concordano nel fatto, nel pensare che spesso il coinvolgimento di una donna sta anche nel definirsi nel rapportarsi come immagine di donna capace di trattenere il marito in casa, l'uomo in casa. Spesso cosa accade? Accade che queste donne hanno una valutazione di sé così bassa, un'autostima così bassa, che mandare la figlia
e portarla tra le braccia del padre, no? Sì. È un modo per trattenere quest'uomo, perché se no non ha più nessun motivo di restare in casa, in Ma famiglia. potrebbe scaturire, per esempio, da una delusione d'amore, dal fatto che vengano lasciate dal marito e assumere dentro di sé, far nascere questa perversione così un po' folle? Può essere scatenata anche da questi fattori, ad esempio? No, no, credo che sì, è chiaro che chiunque può andare incontro a delle delusioni sentimentali tale da farci mettere in atto dei comportamenti irrazionali, Anomali, diciamo così, anomali, ma ecco. non di questo genere. Qua c'è qualcosa di molto più complesso, di persone che non sono cresciute, tra l'altro. Una coppia di quarantenni che abusa dei propri figli sono quando ci confrontiamo con loro, quando lavoriamo con loro, prima ancora poi di stipulare purtroppo una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, di abuso intrafamiliare, noi abbiamo la sensazione, l'operatore, di avere a che fare con degli adolescenti, Sì. delle persone mai cresciute. Chiaro. Dottoressa Pagano, lei rappresenta l'associazione Meter a carattere internazionale che tra l'altro è stata istituita da Don Fortunato, quindi da un prete. Ecco, questa associazione da quanto tempo esiste? L'associazione ufficialmente è attiva dal 1995, anche se l'opera di Don Fortunato in questo ambito già risale al 1898, 1998, scusi, troppo, ha solo 50 anni il nostro presidente. E nasce proprio dall'opera parrocchiale, nel senso che lui inizia a lavorare in questo piccolo paese della Sicilia, Avola, e inizia a raccogliere delle testimonianze dei suoi piccoli parrocchiani e raccoglie questo dramma familiare. Quando poi nel 95 due drammi importanti scuotono la cittadina di un tentato omicidio di una bambina di 11 anni, dal quale poi vengono fuori gli abusi familiari subiti, e il suicidio di un bambino di 14 anni a causa proprio di abusi familiari. Dottoressa Pagano, scusi un attimo, Prego. noi abbiamo una chiamata in diretta. Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Buonasera, io sono la dottoressa Raineri, telefono azzurro. Allora, dottoressa Raineri, lei è referente linea di consulenza adulti, telefono azzurro, dico chi è che non lo conosce, sappiamo tutti benissimo che è una linea telefonica di carattere nazionale. Allora, io volevo chiederle insieme ai nostri ospiti quante chiamate ad esempio avete ricevuto nell'anno 2012. Allora, rispetto proprio al fenomeno dell'abuso sessuale, Telefono Azzurro attraverso le sue linee telefoniche di ascolto e di emergenza e anche attraverso la chat che gestisce, ha raccolto 194 casi di abuso sessuale. Di Stiamo questi parlando dell'ultimo 194, anno. quanti casi avete risolto? Allora, in realtà Telefono Azzurro ha una procedura interna per cui noi ascoltiamo sempre attraverso le linee di ascolto e di emergenza l'utente che ci chiama, raccogliamo le informazioni, valutiamo il rischio che i bambini coinvolti diciamo, stanno correndo e nei casi quindi di abuso sessuale nello specifico attiviamo le forze dell'ordine e le procure presso i tribunali minorili ordinario, nonché ovviamente i servizi socio-assistenziali e sanitari che aiutano a riportare il bambino a una situazione di sicurezza e quindi a elaborare anche i vissuti traumatici che ha vissuto. Quindi potremmo dire che rispetto alle chiamate che sono arrivate, diciamo che il 38% dei casi hanno richiesto questa procedura di cui sto parlando. Quindi offrite tantissimi servizi poi, no? Assolutamente sì, nel senso che Telefono Azzurro ormai è attivo nel territorio nazionale da 25 anni e da 25 anni previene e contrasta l'abuso, lo sfruttamento e la pedofilia e ha questi come obiettivi, diciamo, prioritari. Facciamo questo attraverso le linee di ascolto, ma facciamo questo anche attraverso dei centri territoriali che sono i tetti azzurri, nati proprio per la diagnosi e il trattamento dei bambini vittime di abuso sessuale.
Dottoressa Raineri, quali sono i vostri... Mi scusi, ma volevo aggiungere una... Prego, prego. In realtà noi attiviamo anche da diverso tempo dei percorsi formativi per gli insegnanti all'interno delle scuole, proprio perché crediamo molto nella prevenzione dell'abuso sessuale, quindi gestiamo dei laboratori sia con gli alunni di scuola primaria e secondaria, sia con gli insegnanti e quando riusciamo anche con i genitori. Questo per noi è un, diciamo, fondamentale. Sicuramente molto interessante. Bisogna parlare di abuso, perché se non se ne parla, non si lavora a 360 gradi, la dottoressa Albanese è d'accordo con lei, ma qui siamo ovviamente tutti d'accordo perché, come vede, siamo qui stasera proprio a parlarne. Assolutamente, infatti abbiamo colto al volo il vostro invito Carpe proprio diem, perché riteniamo esatto. che sia utile. Dottoressa Raineri, quali sono i vostri contatti e soprattutto la vostra reperibilità? Allora, noi abbiamo un numero che è il numero storico a cui si può chiamare H24 tutti i giorni dell'anno, che è 19696. È un numero gratuito, attivo sia per i bambini che vogliono contattarci, perché è un canale dedicato ai bambini fino ai 18 anni di età, sia per gli adulti, nel senso che forniamo consulenza specialistica. Inoltre gestiamo ormai da diversi anni un numero statale che è il 114 emergenza infanzia per tutte quelle situazioni che riguardano delle situazioni di emergenza dell'infanzia. Abbiamo inoltre la gestione di un numero per la scomparsa dei minori che è il 116.000. Perfetto, grazie ancora. Per chi volesse invece contattarci attraverso i nuovi canali che sono sicuramente la chat, si trovano tutti i riferimenti all'interno del nostro sito che è www.azzurro.it. Grazie ancora alla dottoressa Daniela Raineri, complimenti per il vostro operato e quindi tutti i vostri servizi. Grazie ancora per aver dato questa opportunità a coloro che ci ascoltano. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Allora, abbiamo appunto ascoltato la dottoressa Raineri per telefono azzurro, linea telefonica di carattere nazionale, e questo ovviamente fa piacere perché noi di Verità in Diretta vogliamo dare delle informazioni, dei contatti e dei numeri utili per tutti coloro che hanno bisogno, perché Verità in Diretta è una trasmissione che si basa sul sociale. Dottoressa Pagano, prego, lei stava... continuando sì, il discorso. E quindi così quindi nasce Meter da questo grave dramma che scuote una piccola cittadina. Intanto anche io mi associo a lei a complimentarmi con l'opera di Telefono Azzurro che naturalmente tutti conosciamo, e quindi perché è vero quello che si diceva, è importante esserci come istituzioni, come presenze, perché probabilmente le risposte non esaurienti che abbiamo potuto dare, che i colleghi hanno potuto dare alle sue domande precedenti riguardano proprio il fatto che ancora è un grande fenomeno sommerso. Questi bambini o adulti ex abusati da bambini che vengono nelle stanze dello psicologo e dello psicoterapeuta spesso arrivano per altre cause, solo dopo poi viene fuori magari l'abuso perpetrato, perché appunto è ancora un fenomeno che resta spesso dentro le mura familiari e non... Esatto, e sì. non noi oltre a... il nostro, noi abbiamo dei numero di telefono, linee telefoniche, ma in realtà noi oltre ad accogliere la segnalazione che ci perviene telefonicamente, noi accogliamo i casi e seguiamo i casi, sia dando consulenza legale e psicologica gratuita, sia da un punto di vista giuridico ci costituiamo anche parte civile all'interno dei processi quando si arriva. Bene, dottoressa Pagano, ci ritorniamo dopo perché noi abbiamo adesso il primo servizio da lanciare, abbiamo un po' sondato il terreno per sapere cosa ne pensa la gente sulla pedofilia e quindi sui pedofili. Ecco il servizio. Cosa farebbe se venisse a conoscenza del fatto che suo figlio o sua figlia fosse vittima di un pedofilo? Ah, sicuramente reagirei con chi di dovere. Sicuramente non starei ferma a guardare o soprattutto con quello che sente dire a far finta di non capire. Quindi ci sarebbe sicuramente una reazione, non subirebbe? Sicuramente, sicuramente. Per lei un pedofilo è?
Non ci sono definizioni, guardi, le peggiori definizioni che esistono vanno attribuite a loro. Vanno attribuite a loro, esatto. Dei mostri. Un pedofilo è? Come lo definirei? Uno schifo. Se lei venisse a conoscenza del fatto che suo figlio o sua figlia fosse vittima di un pedofilo, cosa farebbe? Reazione oppure subisce? No, non subisco sicuramente, no. Reazione sicuramente. Se aspettiamo lo Stato che ci difende, possiamo stare belli freschi. Pensa che suo figlio le verrebbe a dire una cosa del genere o terrebbe tutto dentro? No, penso proprio di sì. I miei figli siamo abbastanza aperti con i bambini soprattutto. Nei limiti, si capisce. Ma dopo quello che si è venuta a sapere anche un po' in giro nelle scuole, è tranquilla quando lascia i suoi figli o sua figlia a scuola? No, purtroppo è scuola dell'obbligo, le dobbiamo portare, ma fosse per me, guarda, me li terrei a casa. Signora, lei come definirebbe un pedofilo? Definire? Oddio, una... In una sola parola. Mente malata. In una sola parola. Se lei venisse a conoscenza del fatto che suo figlio o sua figlia fosse vittima di un pedofilo, cosa farebbe? Reazione oppure preferisce subire? Reazione forte. A chi si rivolgerebbe nell'immediato? Sicuramente subito alle forze dell'ordine, insomma polizia, e poi dipende il loro comportamento, dipende il mio. Pensa che suo figlio le direbbe una cosa del genere? Purtroppo i bambini si fanno molto condizionare, sì, perché magari non dirlo a mamma. Boh, non lo so. Ma lei comunque pensa di poter capire che c'è qualche problema, qualcosa che... Sì, perché comunque i bambini danno sempre un accenno. Un input. Sì, di qualcosa magari che non quadra. Definirebbe un pedofilo? Brutto, una persona brutta. Se a suo figlio dovesse capitare una cosa del genere, di essere vittima di un pedofilo, lei cosa farebbe? Reagirebbe o subirebbe? Reagirei, purtroppo. A chi si rivolgerebbe nell'immediato? Se lo vedrei davanti... ci penserei io. Quindi se lo vedesse farebbe una vendetta personale, non si rivolgerebbe a chi di competenza? In quel minuto sì. La rabbia? La rabbia, purtroppo. Pensa che suo figlio le verrebbe a dire una cosa del genere o terrebbe tutto dentro? Penso che la direbbe. In caso contrario lei comunque riuscirebbe a captare che c'è un problema? Certo, penso di sì. Lei un pedofilo come lo definirebbe? Uno schifoso, un bastardo. Se suo figlio o sua figlia fosse vittima di un pedofilo, reazione oppure preferisce subire? No, reazione, assolutissimamente. A chi si rivolgerebbe nell'immediato? A chi di competenza? Esatto, sì, alla polizia, quello che sia. Pensa che suo figlio parlerebbe con lei? Sì, penso di sì, perché con mio figlio ho un dialogo. Se invece non ne parlasse, lei riuscirebbe a captare il problema? Sì. Perché io capisco abbastanza bene i miei figli, anche quando hanno un problema. In una sola parola, un pedofilo, chi è per lei? Pedofilo è una persona malata, è una persona che sconosce forse l'elemento basilare dell'essere umano. Se suo figlio Sofia fosse vittima di un pedofilo, cosa farebbe? Diciamo che è triste la questione, francamente non lo so, però... Reagirebbe o preferisce subire? Ci sono certi insegnamenti cristiani che ci insegnano a non dare violenza alla violenza. È una scelta difficile. No, ma rivolgersi a chi di competenza per risolvere il problema non è una risposta con altrettanta violenza. Beh, certo, sicuramente. Le istituzioni dovrebbero intervenire, questo è giusto, sì, sicuramente. Quindi comunque si reagirebbe. Non è sicuro. No, non è sicuro, cioè ogni situazione ha... è diversa dall'altra, esatto, e bisogna ponderarla. Capire le situazioni, non dico che è comprensibile, però vedere un pochettino... Ma se Sofia non le dicesse niente, lei riuscirebbe a capire che c'è un problema di fondo? Io nell'educazione dei miei figli... insieme a mia moglie stiamo cercando insomma di avviarla appunto al dialogo, avviarla a vivere in un ambiente in un certo senso sereno che noi conosciamo, quindi viviamo in una comunità cattolica cristiana. Ecco, abbiamo visto le prime interviste fatte alla gente dove comunque molti rispondono con idee ben chiare e precise, c'è chi resta un po' perplesso, che non sa
in quel momento cosa farebbe. Ma mettiamoci adesso dall'altra parte, dalla parte dei genitori. Come fa un genitore a captare che suo figlio è vittima di un pedofilo? Chi vuole rispondere? Dottor Prezzabile o dottoressa Albanese? Fate voi, decidete voi. Prego. Dottoressa Albanese, prego. I bambini vanno sempre guardati, sempre ascoltati, sempre osservati, sempre, e danno sempre tanti segnali in maniera molto chiara. È chiaro che un bambino che ha una maturità e una consapevolezza non diventa vittima di un pedofilo, quindi i bambini non possono decodificare qualcosa che non hanno ancora capito, anche perché viviamo purtroppo in una cultura condizionata dalla Chiesa Cattolica, anche se questo nuovo Papa mi fa ben sperare, che priva la possibilità alle famiglie cristiane o comunque adeguate culturalmente in maniera condivisa di considerare la sessualità. Quindi i bambini l'ultima cosa che conoscono è la sessualità, certo. C'è la cicogna, il cavolo, no? Le favole. Per cui il bambino non può sapere che cazzarola ha fatto. Io quando parlo di questi temi non riesco a trattenermi. Voglio rispondere a quella domanda che tu facevi, posso rispondere certo, io anche? Sì, prego. Che cos'è un pedofilo? Un pedofilo per me è un killer. Il killer non uccide sempre le vittime, ma un killer specializzato le uccide quasi sempre, o uccide per sempre delle parti di loro. E per me questo è un crimine. Che restano comunque vita natural durante. Ma sì. Quei bambini che invece non parlano. Quei bambini che non parlano che tengono ci sono, tutto dentro. È cosa? Molto semplice. Hanno purtroppo paura, una forma caratteriale, no, vengono plagiati. Cos'è? I bambini innanzitutto entrano in uno stato di collusione, di manipolazione. Poi il mio collega, che ascolto con piacere, perché è un piacere sentire un collega che con serenità e competenze parla dei temi che affronto anche io tutti i giorni. Sì. I bambini ci sono dei momenti molto semplici che hanno a che fare con cioè degli indicatori, con la scuola, col rapporto col cibo e col rapporto con gli altri. È molto semplice. Quando i bambini vanno male a scuola o sono cretini e quindi hanno bisogno, poverini, no? Hanno un deficit cognitivo, hanno bisogno di un insegnante di sostegno, cosa che in questa società non è sempre meritata, perché a volte l'insegnante di sostegno ha bisogno di essere sostenuto. Però i bambini normali fanno una scuola idonea alla media delle loro possibilità. Per cui quando un bambino da un momento a un altro comincia ad andare male, ad avere difetti che poi porterà per lungo tempo, se non è ben curato, ben attenzionato, difetti nella concentrazione, vero? Nell'attenzione, sei d'accordo? E quindi il rapporto col cibo è un altro fenomeno che sballa, è un cambiamento di temperamento. Purtroppo però, ai miei occhi, il problema sta nella negazione, no? Perché la sessualità, già ancora ad oggi, sicuramente anche a voi capiterà, che quando in una fase normale della crescita di tutti i bambini c'è la masturbazione. Tutti i bambini crescono, i bambini e le bambine, avendo una fase tipica che è dai 4 anni ai 6 anni, dai 3 anni ai 5 anni, è soggettiva. Però ad oggi, oggi vengono delle signore o delle amiche che mi dicono mia figlia a scuola, no? Perché c'è il tabù della sessualità. Certo, per cui sì, c'è la negazione di una mamma che può avere riconosciuto delle cose ma non ce la fa culturalmente, perché per essere genitori certo, idonei sì, a tollerare e a rispondere a situazioni complesse come queste bisogna essere molto molto in salute. Sei d'accordo? Dottore Prezzabile, sì, il pedofilo come vive questa sua malattia, questa sua perversione? Sta bene con se stesso? Sembra il pedofilo difendersi più dall'essere denunciato che dal pentirsi delle azioni che lui mette in atto. Nel racconto però che loro spesso fanno quando hanno consumato un delitto, tra virgolette, loro esprimono che subito dopo c'è un forte senso di colpa, pentimento per quello che hanno fatto, però spesso e volentieri sono molto attenti a curare tutte quelle sfaccettature che stanno all'interno delle dinamiche dell'abuso per evitare di essere scoperti. Difficilmente si pentono, ecco, è una situazione, perché loro ci credono, parliamo di personalità
altamente disturbate e che non riconoscono il loro problema, anzi loro pensano che la società è malata. Chiaro. Noi adesso dobbiamo lanciare le prime pillole pubblicitarie e poi nuovamente in studio con noi con Verità in diretta. Tra poco. Rinnova la tua attività per diventare vincente. Lo faremo con un finanziamento agevolato. Vieni a trovarci, potremo farti recuperare anche un fondo perduto. Ti aspettiamo per rinnovare la tua attività. Onorato, arredamenti ed attrezzature per negozi. Finanziamo la tua idea. Nuovo pronta consegna, usato affarissimi. Recuperi il 50%. Come? Vienici a trovare. In via Villa Grazia 108/A, Palermo. Alza la cornetta. Onorato, ti aspetta. Il bar pasticceria e rosticceria Al Bacio garantisce da sempre ai suoi clienti massima qualità nel settore dolciario. Tantissime specialità pronte a soddisfare anche i palati più esigenti. Prenotate per il vostro compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza la vostra torta personalizzata realizzata dal maestro Vincenzo Pellerito. Il bar pasticceria e gelateria Al Bacio si trova a Carini in Corso Italia 124 A/B. Per informazioni e prenotazioni 091 86 669 430. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Eccoci nuovamente qui con Verità in diretta. Noi adesso passiamo la parola alla dottoressa Manola Albanese, perché a inizio puntata vi ho presentato un altro ospite che, come vedete, è totalmente nascosto. Lui si chiama Mido, ma a fare tutto il resto lascio la parola alla dottoressa Albanese. Prego. Allora, io sono qui con un doppio cuore, no? La parte più importante è Mido sorride e si imbarazza nonostante questo, perché il suo imbarazzo non è, no, è dentro. E voglio dire grazie a Mido, perché gli ho chiesto di essere qui con me. Perché? Perché solo chi sa cosa vuol dire sulla sua pelle, sul suo corpo, sulla sua storia, queste cicatrici, che effetto hanno. Ma in realtà io e Mido insieme, diciamo che non, ogni volta che pensavamo a questo momento qui, ci mettiamo a parlare di Mido e ci siamo in qualche modo fidati della nostra spontaneità. Mido sicuramente è una persona che ha da dire quello che noi diciamo in termini, no, da chi vuole fare ciò che può per aiutare gli altri. Mido dice a me: oh, non è così che funziona. Non è così che funziona, perché il mondo è, come, correggimi poi se sbaglio, Mido, diviso in due. Una parte visibile che tutti vogliamo vedere, fatta di negozi, di giocattoli, eccetera, una parte invisibile che chi vuole vede, ma che nessuno vede. E quando si parlava di pedofilia interna, perché è quella più conosciuta, perché è quella più facile di questi killer, ai miei occhi, sono sempre, saranno sempre dei killer, quella più alla fine riconosciuta, perché c'è una pedofilia che è talmente dilagante, che è talmente invasiva, talmente senza freni, è come se fosse un male senza cura ai miei occhi. Ma questo io l'ho scoperto conoscendo Mido, che mi racconta la sua storia di un ragazzo che nasce in un paese straniero, la sua famiglia si trasferisce, posso dirla questa parte, si trasferisce in Sicilia per cercare lavoro e fortuna. Lui rimane a 20 giorni con i nonni in questo paese straniero, a 8 anni viene portato in Italia, in Sicilia, ma già porta con sé l'esperienza dell'abuso, ed è un'esperienza che continuerà sempre, e mentre lo dico, no, sento il dolore della, dico attualità perché è un dolore attuale. Noi siamo qui perché in maniera intuitiva abbiamo deciso insieme, correggimi se sbaglio, di guardare a quello che è successo da un altro punto di vista, no?
perché ci sono tante persone che hanno visto Mido nei guai, che hanno approfittato di Mido tante volte, tante volte, lo hanno sempre cercato e tutti passavano e nessuno si fermava. No? Forze dell'ordine, poliziotti, preti, persone di vario livello, di tutti i livelli. Nessuno lo ha aiutato mai. Ma non è invisibile, no? Io lo vedo anche, l'ho sempre visto e quindi io mi auguro, no? Che Mido senza... Che stai provando mentre dico tutte queste cose? Quello che abbiamo parlato sempre, quello che ho pensato, quello che ho sentito io, quello che un po' che ho vissuto io. Quello che dice lei è giusto perché in realtà il mondo... Scusami, ti proteggo. Purtroppo fuori ci sono tanta gente che appena vede, diciamo in poche parole... Un bambino solo. Sì, un bambino solo, tipo carne fresca, loro subito cercano di conquistarla, no? Non è come dentro casa, perché lì è un'altra cosa diversa. Però la strada è grande, una città, e c'è tanta gente in giro, non solo quelli, ma come riescono, voglio dire, riescono a vederti quelli, potrebbero riuscirci a vederci anche altri. Però... Dici vederci, no? Sì. Perché sottolinei che non eri solo per strada, no? Vittima. No, ne ho incontrati anche tanti altri, anche extracomunitari, anche italiani, ma pochissimi italiani, però ci conoscevamo. Anche le persone erano ormai, quelli facevano parte come se fosse familiari, diventavano la nostra famiglia, perché loro si crescevano con quelle persone, diventavano parte dei nostri familiari, finché per poterci stare dovevamo cercare il modo per portarli i ragazzini più piccoli di noi, perché noi non andavamo più bene. Mido, ecco, questa è una cosa che è vera, no? Che dici, che mi sì, che esiste, credo che tanta gente lo sa, non sarò l'unico, non credo che... Anch'io l'ho visto su Striscia la Notizia, non so, le Iene, ne ho viste varie, purtroppo esistono tanti posti, e questo... Tanti posti, tu dici, esistono tanti posti che tutti sanno, no? Essere posti in cui... No, i grandi cercano bambini, sì. E nessuno li difende. Sì, ha avuto anche fermi magari dalla forza dell'ordine in vari luoghi, non so, dove era lì, insomma, al porto, non lo so, in vari posti, o anche la stazione, non lo so, e loro controllano, cercano di parlare. Capiscono, però mi dicono fazzoletti, tutto a posto, però mi dicono sicuro perché capiscono la persona anche anziana, e tu solo, però non possono intervenire di più di tanto. Però credo che... Ti sarebbe piaciuto che una volta qualcuno avesse detto, ma che succede? Andiamo. Eh? Sì, perché dico, sarebbe stato magari più protettivo, no? Anche se sarebbe stato difficile la forza dell'ordine, però sempre bene o male è stato il mio punto di riposo, diciamo così, perché erano gli unici che poi... È difficile, eh? Sì. È difficile parlare, raccontare, no? È anche un altro paese, anche se lui vive da tanti anni qui, però è anche vero che, credo alle sue parole, nonostante Mido ha conosciuto diversi psicologi, non ha mai parlato tanto. Però la cosa più brutta che porta ora è il fatto che ti faccia perdere tante cose nella vita, perché le conseguenze te ne accorgi quando capisci la vera vita, la realtà la affronti. Però perdi tanto, e se perdi tanto non c'è più, tipo, al suo costo,
perché non da piccolo non te ne accorgi, però da grande sì, se ci rifletti. Dottoressa Albanese, vuole intervenire? Certo, io in macchina con Mido mentre venivo l'ho guardato e gli ho detto, mentre guidavo l'ho guardato, e gli ho detto, ma tu le favole le conosci? Una. No, non le conosce, capito? Quando io dico, voglio dire che io sono qua non per affrontare il dramma, ma per affrontare il dramma guardando la speranza, perché io sono qua perché voglio dire, stiamo attenti, guardiamo i nostri figli, ma non solo i nostri figli, guardiamo anche i figli degli altri. Esatto, sì. Guardiamo e riconosciamo che non è giusto quando si vede un bambino solo che cammina, un bambino che a volte vuole una Coca-Cola mentre mette, e questo me l'ha raccontato Mido, mentre era in questo paesino appena arrivato del siciliano, non è Palermo, andava al supermercato ad aiutare le signore e i signori a mettere la spesa, e quindi passa il vecchio del paese, il vecchio pedofilo del paese, che gli dice mi aiuti a portare i sacchetti, il bambino cosa può fare oltre che aiutarlo, no? E quindi viene a casa che c'è la Coca-Cola. No, noi dobbiamo guardare, dobbiamo avere la responsabilità di essere adulti. Io credo che essere responsabili voglia dire prendersi cura di sé e degli altri, e che le macchine si fermino quando vedono un bambino vicino a un vecchio. La curiosità, la protezione, no? Amare gli altri è molto utile, è come fare i regali, no? Quando facciamo un regalo agli altri no? È una emozione bella che facciamo anche per noi stessi. Quindi noi siamo qua per dire che c'è molto di più, che la pedofilia non è solo dentro casa, quella che conosce Mido è fuori dalla casa. Dimmi che devo fare. Dottoressa Albanese, allora, dopo aver ascoltato questa triste vicenda e questa breve testimonianza, la devo immediatamente interrompere perché abbiamo una chiamata in linea già da almeno 10 minuti. Pronto? Sì, pronto. Pronto, abbiamo la dottoressa Benincasa, no? Sì, del CISMAI, buonasera, che spieghiamo a tutti che è il coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia. Sì. Allora, dottoressa, velocemente, la vostra associazione culturale da quanto tempo esiste e che attività svolge? Allora, il CISMAI è il coordinamento italiano dei servizi e raccoglie al suo interno circa 80 centri pubblici e privati che si occupano di maltrattamento. Il CISMAI esiste dal 1993 ed è un coordinamento nazionale naturalmente, sì, che in questi anni si è occupato non soltanto di fare psicodiagnosi, trattamento, ma anche di stilare la maggior parte delle linee guida che esistono nel nostro paese sul tema dell'abuso e del maltrattamento. Per linee guida si intendono le buone prassi della presa in carico, della cura, del trattamento e anche della messa in sicurezza delle vittime e dei loro familiari, dico nel caso in cui ci sia una condizione di maltrattamento intrafamiliare, che è quella di cui noi ci occupiamo in maniera prevalente. Dottoressa Benincasa, dovrebbe darci gentilmente, velocemente, perché questa sera la serata è andata così e abbiamo pochissimo tempo, subito i vostri contatti. Allora, guardi, del CISMAI fa parte una rete regionale di professionisti che sono tutti inseriti all'interno delle reti antiviolenza delle varie città della regione. Quindi parliamo prevalentemente di centri pubblici, in particolare a Palermo, se vogliamo dare dei contatti sulla città di Palermo, sì, di cui esiste la rete antiviolenza, al cui interno ci sono dei centri dell'azienda sanitaria pubblica, per esempio il centro Armonia, che ha un numero verde e si occupa di violenza di genere prevalentemente e di violenza anche intrafamiliare, ed ha un numero verde che è l'800-397-363. Grazie dottoressa Benincasa, purtroppo il tempo a nostra disposizione è brevissimo, noi la ringraziamo per questo suo intervento, grazie e buonasera, buonasera, arrivederci. Abbiamo sentito questo triste caso, questa testimonianza, questa storia di Mido, abbiamo anche sentito parlare di preti pedofili, ovviamente non vogliamo parlarne in generale perché è chiaro che esistono preti pedofili e preti non pedofili. Abbiamo conservato per voi un'intervista di un prete, lui è Franco Romano, vediamola subito. Dopo tutte queste bufere sullo status della Chiesa e sul suo messaggio, oggi un po' forse spento e demolito, come mai molti preti sembrano che abbiano più timore nei confronti dell'uomo che nei confronti di Dio? Ma non penso che sia proprio così. Il messaggio della Chiesa rimane sempre valido ed è il messaggio di amore che Cristo ci ha lanciato.
è che questo Papa Francesco ha rimesso in auge con la sua personalità, con la sua semplicità e con la speranza che sta dando a questa nostra realtà sociale. Io penso che il messaggio della Chiesa rimanga sempre valido se incarnato in una storia di speranza e di serenità. Lei cosa farebbe se venisse a sapere che nella sua chiesa o in qualche altra c'è un prete pedofilo? Lo direbbe? Certamente lo direi, ci mancherebbe altro. Per me penso che sia uno dei più grandi crimini dell'umanità. Cioè, quando si toccano i bambini, per me è distruggere l'uomo. E non possiamo assolutamente permettere a nessuno di avere atteggiamenti di questo genere. E in maniera particolare per un prete che dovrebbe essere l'uomo di Dio, l'uomo che rappresenta l'amore di Dio in mezzo agli uomini. Se io approfitto di chi che sia, sia di un bambino, sia di chiunque altro, devo essere buttato fuori da qualsiasi organizzazione, con tutto il rispetto che poi posso avere per l'uomo. Cioè io rispetterò quest'uomo, però non dandogli nessuna possibilità di agire nella Chiesa e nella società. Il nuovo Papa Francesco I è già molto apprezzato. È stato scelto, secondo lei, per ricondurre la Chiesa a un messaggio d'amore giusto, un messaggio che molti fedeli avevano già perso da qualche tempo. C'è un modo, in sintesi, per cancellare il brutto messaggio che la Chiesa negli ultimi anni aveva dato? Ci sono elementi e momenti in cui la Chiesa peccatrice ha delle sofferenze. Il Papa non è stato scelto per coprire i peccati della Chiesa, il Papa è stato scelto per annunziare il messaggio di Cristo e annunziarlo con metodi più semplici. Ecco, noi abbiamo avuto un precedente Papa che era un professore, uno studioso di teologia e non comunicava quella sua grandezza che anche lui aveva interiormente perché era un uomo mite. E invece questo Papa, avendo vissuto la sua esperienza di sacerdote in mezzo ai poveri, ha una carica umana e una grande carica di fede che va oltre i limiti della normalità di oggi, che purtroppo non dà più, la realtà di oggi non dà più spazio alla tenerezza, come giustamente dice Papa Francesco, ma semplicemente alla struttura finanziaria di questo nostro mondo che sta distruggendo se stesso. Non si rende conto che attraverso l'esasperazione della finanza noi distruggiamo le nazioni. Abbiamo distrutto Cipro, abbiamo distrutto la Spagna, stiamo distruggendo l'Italia, abbiamo distrutto l'Irlanda, tanti paesi. E allora bisogna ridare spazio alla tenerezza, alla giustizia. Questo per me è il messaggio cristiano, è il messaggio che Papa Francesco cercherà di dare all'umanità in questi nuovi tempi. Abbiamo ascoltato l'intervista a Padre Franco Romano. Bene, si sono sentiti tantissimi casi di preti pedofili, purtroppo è chiaro che non sono tutti preti pedofili, dico ci mancherebbe, ma gradirei che voi deste una vostra opinione personale, quindi non in qualità di, ma proprio personale come persona. Cosa ne pensate del fatto che i preti che dovrebbero incarnare proprio l'esempio ineccepibile per eccellenza riescono poi a fare veramente degli atti così tristi? Prego. Beh, una battuta proprio velocissima. Credo che si tratta di situazioni comunque umane. Il prete è un essere umano, spesso... Ma il prete incarna il messaggio della Chiesa, ma quindi spesso, è diverso, sì, è vero, sicuramente dall'uomo comune che... Chiaramente, a volte però ci si nasconde dietro questa chiamata, no? Spesso si dice che si sceglie di diventare prete per vocazione, per esempio, no? Sì. Per chiamata. Ma a maggior ragione non hanno un alibi, mi scusi. Assolutamente sì. No, non vi sto difendendo. Chiaro che ha a che fare con... Spesso li incontriamo dentro la Chiesa, perché ricordiamoci che l'abuso ha a che fare non tanto col fatto che io stia abusando e avendo un rapporto sessuale col bambino, ma il fatto che io sto schiacciando il bambino. Poco fa il ragazzo ha detto carne fresca,
Attenzione, perché non è assolutamente casuale quello che lui sta Mido, infatti dicendo. vuole rispondere anche Mido alla tua domanda. Carne fresca significa queste persone Ma hanno. carne fresca innocente, perché comunque si tratta sempre di bambini prepuberi, quindi mi sembra proprio una cosa E eccessiva. infatti per il funzionamento mentale del pedofilo non è tanto importante il Certo. rapporto, ma il fatto di avere schiacciato la vittima. I preti si trovano in una situazione favorevole a compiere questo tipo di situazione, perché attorno a loro creano quella area misteriosa, no? Dove l'unico posto dove il pedofilo può avere attenzione, perché, ripetiamo, spesso il pedofilo è colui che soffre di alienazione sociale, di allontanamento Dottoressa sociale. Pagano. Ma, sono d'accordo col collega. Innanzitutto, ovviamente, la pedofilia è un'aberrazione umana, per cui spesso purtroppo si sceglie di fare il prete o di fare l'insegnante o di fare il bidello proprio perché quelli sono i luoghi adatti per poter trovare Esternare quella carne questa. fresca. Per cui non è, sicuramente sono preti che tradiscono la loro vocazione, perché probabilmente questa vocazione non era. Certo, Vera. Dottoressa Pagano, con l'occasione, dato che lei è rappresentante dell'associazione Meteor a carattere internazionale che si occupa appunto, che è contro la pedofilia, vuole darci gentilmente i suoi numeri utili? Sì, i numeri utili li devo leggere perché non. Io posso dare intanto il numero verde che è quello che può Eccoli, già essere. compaiono in Ecco, sovraimpressione perfetto, sia il perché la mia sito che il memoria numero no. verde. Quindi, Va tutta veloce anche per la dottoressa sì, Albanese, prego. posso completare con una Sì, cosa? Cioè, certo. io vorrei che ci si concentrasse molto Tu sul hai la morte della fatto parla, che è della vero il persona. dramma della No, pedofilia nella sono. chiesa, nelle scuole, come ovunque, però bisognerebbe anche attenzionare il problema oggi della pedofilia online e dei rischi che Perché su mi sono. internet i nostri bambini colgono. Perché a rispondere alle interviste che sono state fatte, in cui le mamme dicono che sono attentissime, che sarebbero A proposito di capacissime questo, di. dottoressa Pagano, ieri, prima giornata internazionale della felicità, e meno male, si è appresa per l'appunto una notizia di un bancario insospettabile che aveva 105.000 tra video e foto di materiale pedopornografico. Dico con l'occasione, diciamo anche questa situazione. Parliamo di una persona assolutamente insospettabile. Guardi che noi nel 2012 abbiamo censito 56.357 siti pedofili Quindi numeri e altissimi. altissimi, e sono solamente la punta dell'iceberg, che sono quelli che riusciamo A ad decifrare, intercettare noi. certo. Ora si parla di un deep web, che è proprio la parte sommersa, che è un mondo che è 500 volte più ampio dell'altro. Allora io volevo dire ai genitori di non sentirsi così sicuri che potrebbero accorgersi di, perché io vorrei ricordare a tutti i genitori, Abbiamo poco tempo, dottoressa Pagano, compresi sì. noi, che i nostri figli minori di 10 anni hanno un loro profilo Facebook, che è uno dei social network in cui più facilmente si adescono bambini da parte dei Ha fatto pedofili. bene a dirlo, dottoressa Albanese, Io do va il tutta poco veloce tempo anche per lei. a Mido, se Sì, posso. prego Mido. Volevo dire che riguardo ai preti, secondo me, dalle mie esperienze, l'unica domanda che mi sono fatto sempre è, sono esseri umani, no? Sì. Perché tipo li mettono in chiesa? Anche loro devono fare sesso. O prima o poi lo faranno, perciò è difficile che non trovi un prete che non faccia sesso. Se non lo trovi che abusa di un bambino, lo trovi in mezzo alla strada che cerca un ragazzino più grande. Poi a Mido rispondo dopo mia modesta opinione personale. Adesso altre pillole pubblicitarie e poi nuovamente con Verità in diretta per i saluti. Se un panettiere, un gelatiere, un pasticcere o un pizzaiolo, adesso puoi rinnovare la tua attività. Abbiamo dei finanziamenti speciali dedicati a te, fondi perduti, tassi agevolati. Cosa aspetti? Ti diamo la possibilità di ricevere un sopralluogo, un preventivo e un progetto totalmente gratuiti, così da poter rinnovare la tua attività. Alza la cornetta, Onorato ti aspetta. Onorato, arredamenti ed attrezzature per negozi. Finanziamo la tua idea. Nuovo pronta consegna. Usato affarissimi. Recuperi il 50%. Come? Vienici a trovare. In via Villagrazia 108/A, Palermo. Alza la cornetta. Onorato, ti aspetta.
Il bar pasticceria e rosticceria Al Bacio garantisce da sempre ai suoi clienti massima qualità nel settore dolciario. Tantissime specialità pronte a soddisfare anche i palati più esigenti. Prenotate per il vostro compleanno o per qualsiasi altra ricorrenza la vostra torta personalizzata realizzata dal maestro Vincenzo Pellerito. Il bar pasticceria e gelateria Al Bacio si trova a Carini in Corso Italia 124 A/B. Per informazioni e prenotazioni 091 86 69 430. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Eccoci nuovamente qui con Verità in diretta. Io avevo addirittura tre fogli di alcuni casi di preti pedofili, ma non tutti, dico alcuni casi, già c'erano tre fogli pieni, ma purtroppo per tempistiche televisive non possiamo brevemente accennare questi casi. Io mi auspico che la Chiesa, attraverso anche il nuovo Papa, possa portare veramente il messaggio vecchio della Chiesa, e premetto che non sono d'accordo con quanto ha detto Franco Romano. Mi dispiace che non era qui presente perché avrei voluto dirglielo personalmente. Bene, salutiamo velocemente i nostri ospiti, lo psicologo di comunità e scolastica, il dottor Francesco Prezzabile, ancora la dottoressa Stefania Pagano, rappresentante dell'Associazione Meteor a carattere internazionale, la dottoressa Manola Albanese, psicologa e psicoterapeuta, e ringraziamo, ma soprattutto facciamo un augurio a Mido. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre con Verità in diretta alle 21.30, continuate a seguirci anche sul sito ctsnotizie.it. Ciao a tutti! Hai un'attività di ristorazione? Per rimanere vincente devi innovarti. Ti diamo l'idea, la progettiamo e la finanziamo. Vienici a trovare. Onorato, arredamenti ed attrezzature per negozi. Finanziamo la tua idea. Nuovo pronta consegna. Usato affarissimi. Recuperi il 50%. Come? Vienici a trovare. In via Villagrazia 108/A, Palermo. Alza la cornetta. Onorato ti aspetta.